Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui sempre con Luca, ovviamente, con la sua decklist di moschetto magico. Solito mazzo da 4,50€, che comunque può dire la sua, come dice il nostro show. E ogni mazzo può essere T0, nella sua versione potenziata. Con le carte da 500€ dentro. Ogni mazzo è un mazzo Lamborghini, ricordate. Questa è la versione come... L'archetipo è C, però... Resto... Fammi dare un'occhiata, subito. I nostri mazzi Lamborghinigianti. Non sei carte, non C, per il resto è C. Sì, diciamo ci saranno, se no... Allora, una può diventare extravagant, l'altra può diventare Darkruler. Sì, quindi se volete avete la vostra versione da 6,50€, visto che Darkruler e Extrava stanno più o meno a quel. Detto questo, ragazzi, ovviamente prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Jugstore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani. Trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, che Dragon, me l'abbiamo detto che è un po' la merda, trovate il link del mio Instagram qua sotto in descrizione. Mi raccomando, mandate le foto di piedi. Foto piedi. Va bene. Trovate Instagram qua sotto in descrizione. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare. Detto questo, vado a scattare le foto per l'Olifant. Quindi, nel caso, se volete, trovate anche quello in descrizione. Comunque, le ragioni dovevamo lasciarla a casa, non c'entra. Te l'ho detto? Lo so. Il mazzo costa poco. In teoria, in pratica ci può mettere dentro letteralmente ogni singola magia da 50-100€ del gioco, quindi può arrivare a costare tanto. Gioco 3 Starfire perché è uno dei tre mostri forti del mazzo. Questa cosa, quando è attivate, partiamo dal presupposto che tutti i Magical Musketeer ti permettono di attivare le magie, le trappole e Magical Musket da mano in entrambi i turni. Lei, quando viene attivata una magia o una trappola nella colonna, nella sua colonna, evoca specialmente un Magical Musketeer da mazzo, è uno dei motori. Per Kilgrave, lui è il draw power del mazzo, sempre stesso effetto che si possono attivare le magie e trappole da mano. Quando viene attivata una magia o una trappola nella sua colonna, a questo coso scarta una carta Magical Musket e pesca 2, vi dai più 1. Gioco 3 per di Caspar, questo coso quando gli attivate una magia o una trappola nella sua colonna aggiunge una carta Musket, Magical Musket, la decca alla mano, moschetto, le carte moschetto, moschetto questo qua, moschetto. Finiti i mostri forti del mazzo, gli altri fanno schifo. 2 Doc perché questo coso vi fa recovery, questo coso quando viene attivata una magia o una trappola in colonna aggiunge carta Musket, moschetto, dal cimitero alla mano. Wild 1 perché non è forte però è un livello 4, ci piace. Questo coso mischia 3 carte moschetto dal cimitero nel deck e poi vi pesca 1. L'ultimo mostro è Calamity. Lei speciale al cimitero quando viene attivata una carta nella sua colonna, carta magia trappola nella sua colonna. Anche l'avversario, può attivare anche l'avversario, basta che è nella stessa colonna. Si suppone che l'avversario non sia così stupido da fare. Passiamo alle magie d'archetipo. La magia, ce n'è una di magia d'archetipo, ce ne sono due ma l'altra non mi piace. Cross Domination, questa roba può essere attivata come tutte le carte Musket solo se controllate un mostro Magical Musket. Nega gli effetti di un mostro scoperto sul terreno e gli azzera attacco e difesa, molto molto forte. 3 Desperado, spacca una carta scoperta, fine, semplice, elementare, veloce. 3 Last Stand, questa è una controtrappola, come si può vedere da questo bellissimo signorino qua, che nega e spacca magia trappola. E essendo una controtrappola, spesso e volentieri chiude le catene, che è una cosa che a voi piace tantissimo, poter chiudere le catene. 1 per di Crooked Crown e di Dancing Needle. Questa permette di fare una special di Magical Musket da mano e rende inutilizzabile la zona dell'avversario di fronte al mostro che ha evocato. Il secondo effetto fa schifo. È forte il fatto che specialate mostro durante il turno dell'avversario e poi attivate carta per fare vantaggio. L'intero mazzo si basa sul fare vantaggio senza motivo ben precisi, anche perché il mazzo non chiude manco se lo chiedi per favore. Quindi Dancing Needle rimuove 3 carte dai cimiteri, da entrambi i cimiteri, molto forti in determinati matchup. Ne gioco una perché nel meta attuale non è un granché, però te la siergi se serve, quindi va bene. Finite le carte archetipo perché ce ne sono altre ma fanno abbastanza, non è che fanno schifo, è che alcune non sono all'altezza del meta attuale. Gioco 3 Droplet perché, come dicevo prima, vi piace chiudere le catene. In questo mazzo giocate tante magie, diversi mostri e diverse trappole, quindi potete chiudere la catena spesso e volentieri come volete. E è rapida, questa carta è forte, in questo mazzo è veramente forte. Si può sostituire con Darkruler volendo, non è una tragedia, anche perché il mazzo, almeno in questa versione qua, è principalmente con second. Si può arrangiare con first? Probabilmente sì, ma fa parecchia difficoltà se non pescate veramente bene. Dopo vi spiegherò il motivo. Intanto, la carta forte del mazzo è una e una è nel main deck. 3 calici, non c'è molto da dire, droplet aggiuntivi più deboli, buoni per borbriccare, li potete settare se per sbaglio vi fanno andare primi. Sono dei buoni allrounder, fanno un po' tutto anche se non benissimo. Mi è partito un max, aspetta. Per Prosperity, quando parlavamo del fatto che il mazzo potete farlo diventare costoso, si parlava di questa, di Droplet, ma quella può diventare Darkruler e questa può diventare Extravagance. Il mazzo gioca lo stesso, ovviamente meno bene, ma gioca lo stesso. L'extra deck, salvo i 3 mostri archetipo, ovvero la mono 3 per, cioè il mono mostro 3 per d'archetipo, non lo usate quasi mai. Alcune situazioni capita, ma è difficile. Prosperity, che carta forte. V-Rains, 3 per di V-Rains perché veramente sembra fatta per questo. È fatta per moschetto questa carta. Questa l'hanno stampata per moschetto. Dopo vi faccio vedere il link, ma questa carta, per chi non lo sappia,
speciale mostro la mano con effetto annullato e poi ci linkate subito con i mostri che avete in campo. Sì. E anche un secondo effetto da cimitero, quando un mostro viene link viene distrutto, potete dare al cimitero a mano un mostro con lo stesso tipo di quel mostro, anche recovery. Questa cosa vi dà un max che risolve garantito, dopo andiamo a vedere max, e recovery, non potete volere di più, non in questo mazzo. Direi Jackie, perché sì, old but gold. Per quanto possa sembrare stupido, molti board attualmente non reggono questa carta. Ad esempio, la tirate in tu Kashtira, Kashtira, ok, gli rimane dentro Shangri-La, il resto va a puttane. Ray Jackie rompe il board a Kashtira, spoiler. Sì, ma no, perché se ha lo spell, tanto piace. Manto, sto mazzo vuole... non importa, basta che non c'hai negate in campo. Sì, c'è infinite cingole. Ma no, se ha attivato Prosperity, masticà, ma lo neghi prima. Prima lo neghi e poi ti Ray Jackie. Funziona. E sempre parlando di Kashtira, cambiare idee contro la mente. Ci piace rubare i mostri. Questi potrebbero diventare TTT, potete aggiungere TTT, potete giocare TTT, giocare TTT. Far diventare il vostro mazzo Lamborghini Giante. TTT, extra. 3x di max, la carta forte del mazzo. Questa è la carta forte, questa è forte, a volte è un bel po'. Questo coso, quando entra, ovviamente si fa con un mostro Magical Masket, moschetto. Quando entra, vi dovete scegliere o aggiungete dal deck alla mano carte moschetto pari al numero di mostri che l'avversario ha in campo, oppure specialate moschetti dal deck moschetto pari al numero di carte magia trappola che l'avversario ha in campo. Quindi questa roba in pratica, se l'avversario ha 3 magie trappole, specialate 3 mostri dal deck. E con Link into the Vireins non può essere negato. Link into the Vireins qua dentro è forte. L'unico mazzo in cui è forte. Poi ho fatto una carta. La carta è bellissima, ma schifo. Lina, senza copertina, senza la sleeve perché non ce ne frega niente. È quella super, non è Starlight, quindi va bene. I mostri sono tutti luce e a volte Link va in bar su Access Code, fa comodo. Lina. Donner. I mostri sono tutti demone. Però spesso e volentieri ne rubate uno dell'avversario, usate questo per linkarlo via. Cerbero e Fenice. Link generici EA, questi vanno banditi di Prosperity 90% delle volte. Mascherina. Non lo fate quasi mai, però link generico, comodo. Capita a volte di volersi, dopo che usate max, è possibile che rimaniate con 3-4 body in campo che non stanno lì. E un paio di moschetti è comodo lasciare in campo, perché tanto potete attivare le carte nel turno dell'avversario. Quindi un paio fa comodo di lasciarli in campo. Ma se capite di lasciare in campo quelli che non servono a niente, dentro mascherina. Atalea, i mostri sono tutti luce, il mazzo deve ball breakare. Atalea fa il caso nostro. Il mazzo gioca 20 magie, Atalea fa il caso nostro. I target di mascherina barra tiriamo via gli unaffected perché altrimenti il mazzo non ce la fa. E tiriamo via le cose strane perché altrimenti il mazzo non ce la fa. Il mazzo non ce la fa. Perché normalmente ce la fa. No, no, sono d'accordo. Access code, perché il mazzo non chiude, quindi access code. Ma se il mazzo è non semplice, chiude, no? Non arriva neanche a fare access code. No, e tu rimetti 4 body sul figlio. Il problema è che sono tutti 1100 d'attacco. Allora, god. A 3000, questa è 5300. Se entra. Non scontro, io ho fatto una cosa. Anche goddess se entra. Entra. Infatti c'è goddess. È per le varian effect, perché sennò sto mazzo access code. Questo coso chiude. Usate questo per chiudere. Adesso è basso di prezzo, compratelo perché ma chiude. Da 50 euro. Da 30. No. Sì. Ma quando? Forse god. Quello god, quello god. Sta 30. Schifo. Vabbè, sta 30. Se io devo giocarlo, lo prendo quello che costa di meno. Cazzo, me ne frega. No, prendi il mazzo Xyz. Lo prendi per Starlight. Xyz. Perché abbiamo pochi livello 4. Ma queste sono carte che sono veramente utili. E questo, se rubate un Xyz, che fai? Non fai Zeus. Mi sembra facile. Sì. Or break. Se andate i primi, non lo fate quasi mai. Ma se lo fate, è comodo. E se rubate mostro, Zeus. E va bene, ragazzi. Il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto. E fatemi sapere qua sotto con un commento se ve lo potete permettere. Perché se non ve lo potete permettere, vuol dire che non potete giocare a Yugi. Datevi a un altro gioco. Esiste Pauper. Ma è tutte comuni, cioè comprate su Cartrader. Onestamente costa più la spedizione per Pauper che questo probabilmente. Guarda, per Pauper trovate il link dei Cartrader qua sotto in descrizione. Col mio referral link vi beccate 2 euro. Detto questo ragazzi, state mesi e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti. Domani.